Eravamo rimasti a pagina 53. Posso aver avuto una storia con Sibilla, la fanciulla sperduta che arriva dall'est, curiosa di tutto. Incontra un signore maturo, ma quando è arrivata avevo 4 anni di meno. Mi sente l'autorità, in fondo è il boss. Sa sui libri più cose di quanto ne sappia lei. La impara, li prende dalle labbra, lo ammira. Lui ha incontrato l'allievo ideale, bello intelligente, con quel wii wii wii. A singhiozzo trepido. Si incomincia a lavorare insieme tutti i giorni, tutto il giorno, solo in questo studio. Complici in tante piccole e grandi trovelle. Un giorno ci si sfiora sulla porta. E un attimo e comincia una storia. Ma come? Alla mia età? Sei una ragazzina. Cercati un ragazzo della tua età, per Dio, non prendermi sul serio, lei no. È la prima volta che provo una cosa così. Iambo. Stavo riassumendo un film che tutti conoscono. Allora continua come nei film o nei romanzi. Iambo, ti amo, ma non potrei continuare a guardare in faccia tua moglie, così cara e gentile. Hai 2 figli e sei nonno. Grazie che mi ricordi che già puzzo di cadavere. No, non dire così, sei l'uomo più che ho mai conosciuto. I ragazzi della mia età mi fanno ridere, ma forse è giusto che me ne vada. Aspetta, possiamo continuare da buoni amici, basta vederci ancora tutti i giorni. Ma non capisci che proprio vedendoci tutti i giorni che non potremo mai rimanere amici. Sibilla, non dire così, ragioniamoci su. Lei un giorno smette di venire in studio, io le telefono che mi ammazza. Lei mi dice non essere infantile, tu passi. Ma poi è lei che ritorna, non ce l'ha fatta. E così va avanti per 4 anni, o non va più avanti. Sembra che conosca tutti i cliché, ma non so combinarli in modo credibile. Oppure queste storie non sono terribili e grandiose proprio perché tutti i cliché si intrecciano in modo inverosimile e non li dipani più. Ma quando un cliché lo vivi è come fosse la prima volta e non provi pudore, sarebbe una storia verosimile. In questi giorni mi pareva di non aver più desideri, ma appena l'ho vista ho imparato che cosa sia il desiderio. Dico con una appena incontrata per la prima volta. Figurati a frequentarla, seguirla, vedersela scivolare intorno come se camminasse sulle acque. Naturalmente, dico per dire, non darei mai inizio. Ora, nello stato in cui sono, ho una storia del genere. E poi con Paolo sarei proprio l'ultima del carogne. Questa per me è come fosse la Vergine Immacolata, neppure col pensiero. Ottimo, ma lei? Lei potrebbe ancora essere nel pieno della storia. Forse voleva salutarmi col tu o col nome e basta. Ma per fortuna, scusate, che in francese si usa il vous. Anche quando si va a letto, forse voleva saltarmi al collo. Chissà quanto ha penato anche lei in questi giorni, ed ecco che mi vede arrivare bello come il sole, come va, Mademoiselle Sibilla, vi prego, lasciatemi guardare i libri. Grazie, molto gentile. E capisce che non potrà mai raccontarmi la verità, forse è meglio così. È la volta che si trova un ragazzo, e io? Che io non sia proprio a posto a scrivere le carte alle cliniche. Che cosa vado rimuginando? Con una bella ragazza in studio è ovvio che Paola recita la parte della moglie gelosa. È solo un gioco tra vecchi coniugi. E Gianni ha parlato della bella Sibilla. Forse è lui che ci perde la testa. Viene sempre in studio con la scusa delle tasse. E poi si ferma facendo finta di incantarsi sulle pagine crocchianti. È lui che si è preso la cotta, io non c'entro. E Gianni ha un'età che già puzza di cadavere, anche lui.
che cerca di sottrarmi, che mi ha sottratto la donna della mia vita. Ci risiamo, la donna della mia vita. Credevo che ce l'avrei fatta a convivere con tanta gente che non riconosco. Ma questo è lo scoglio più duro, almeno dal momento che mi sono messo in testa queste fantasie senili. Quello che mi fa male è che potrei farle male, vedi dunque. No, è naturale che non si voglia fare del male alla propria figlia, adottiva, figlia. L'altro giorno mi sentivo pedofilo e ora mi scoppò incestuoso. E infine grandia, ma chi ha detto che abbiamo fatto l'amore? Forse è stato solo un bacio. Una volta sola, forse un'attrazione platonica. L'uno capiva quello che l'altra sentiva e viceversa. Ma nessuno dei due ne ha mai parlato. Amanti da tavola rotonda. Abbiamo dormito per 4 anni con la spada nel mezzo. Oh, anche una stultifera napis. Oh, ho anche una stultifera navis, scusate, non mi pare che sia la premonizione, poi non è una gran bella coppia. E questo è Proprietatibus Rerum di Bartolomeo Anglico. Tutto rubricato da cima a fondo, peccato che la rilegatura sia moderna, uso antico. Parliamo d'affari, Sibilla, la stultifera navis non è la premonizione, vero? Purtroppo no, Monsignor Bodone, la nostra è la Olpe del 1497. La prima è sempre Olpe, Basilea, ma del 1494, però in tedesco. Das Narren Schiff. La prima edizione latina, come la nostra, appare nel 97, ma in marzo. Era nostra la seguente nel Corfo, fa agosto, e in mezzo ce ne sono una di aprile e una di giugno. Ma non è tanto la data, è la copia. Lo vedete che non è poi tanto appetibile. Non dico che sia una copia di studio, però non è da suonarci le campane. Quante cose sapete, Sibilla? Cosa farei senza di voi? Me l'avete insegnato voi, per lasciare Varsavia mi ero fatto passare per una grande savant. Per una gran savant. Scusate, ma se non mi incontravo rimanevo stupida come quando ero arrivato. Ammirazione, devozione. Sta cercando di dirmi qualcosa, mormoro, les amours ferventes. Elle savant auster. La prevengo, nulla nulla, mi veniva in mente la poesia. Sibilla, è meglio chiarirci le idee. Forse se andiamo avanti mi sembrerà quasi normale, ma non lo sono. Tutto quello che mi è accaduto, prima tutto capito, proprio tutto, è come se fosse una lavagna su cui hanno passato la spugna. Sono di un'immacolata nerezza. Se mi perdonate la contraddizione, voi dovrete comprendermi, non disperarvi e starmi vicino. Ho detto bene, mi pareva perfetto, poteva essere inteso in due sensi. Non vi preoccupate, Monsignor Bodone, ho capito tutto. Io sono qui e non me ne vado. Aspetto. Senza bere un'acqua cheta. Dici che aspetti che mi rimetta in sesto. Com'è ovvio che facciano tutti. O che aspetti che io ricordi di nuovo quella cosa? E se è così, cosa farai per ricordarmela in giorni a venire? O vorresti con tutta l'anima che ricordassi, ma non farai nulla, perché non sei un'acqua cheta. Sei una donna che ama e tace perché non vuole turbarmi. Soffri, non lo dai a vedere perché sei l'essere meraviglioso che sei, ma stai dicendoti che questa è finalmente un'occasione buona per rimettere la testa a posto, tu e io. Ti sacrifichi, non farai mai nulla per farmi ricordare. Non cercherai di toccarmi quasi per caso la mano una sera, perché io assaporo la mia Madeleine. Tu che con orgoglio di tutti gli amanti, sai che forse gli altri non riescono a farmi sentire odori, anassesamo apriti.
Ma tu solo, a volte potresti, ti basterebbe sfiorarmi la guancia con i tuoi capelli, mentre ti chini a darmi una scheda, o dire di nuovo, quasi per caso, quella frase banale che mi hai detto la prima volta, sulla quale abbiamo ricamato a lungo per 4 anni, citandola come una formula magica, quella di cui tu e io soltanto conoscevamo il significato e il potere. Isolati nel nostro segreto, tipo Mumburu, ma questo è rimbo. Scusate. Cazzo, non mi ricordo più dove ero arrivato. Vabbè, chiudiamola qui per adesso.